Sì, è un'idea della proprietà della New Energy Company, Gas e Luce, è un'idea di loro perché uno dei titolari è originario di questa zona, insomma, del Molise, Capracotta, se non sbaglio. di Capracotta, esatto, per cui cercava questa soluzione in zona di poter prendere una società di calcio dopo aver preso l'Upa Frascati a Roma. L'Arezzo in Serie C e cercavamo una Serie B nel Molise. Beh, avete E esperienza, quindi è una garanzia per gli amici di Agnone. beh, esperienza ne abbiamo a sufficienza, insomma. Abbiamo Roberto Muzzi che è l'ex giocatore Roma-Lazio, Cagliari, Torino, che conoscete Certo. perfettamente ed è responsabile dell'area tecnica di tutte e tre le società. Io provengo dalla Roma Calcio come osservatore e ho stretto contatto con Bruno Conti ormai da parecchi anni. Quindi diamo la nostra esperienza all'Agnonese. Certo. Sa benissimo, meglio di me, che comunque il campionato di Serie D, insomma, è un campionato molto difficile, molto particolare anche. Assolutamente sì, il girone poi è un girone molto molto forte, dove cioè, società come Campobasso tra le prime, insomma, è una società importante e quindi sappiamo perfettamente che siamo coscienti della forza di questo girone. Però insomma, piano piano stiamo rivoluzionando anche noi l'aspetto tecnico. Certo, ecco, direttore, abbiamo visto anche delle foto, Sì. insomma, che impressione le ha fatto l'ambiente? L'ambiente è un ambiente veramente ottimo, pulito, è composto da persone per bene e ce le siamo tenute vicino, insomma, la vecchia dirigenza qualcuno è rimasto, altri ovviamente hanno lasciato l'incarico e ce li siamo tenuti volentieri vicino, ci aiuteranno moltissimo. Avete già in mente qualcosa? Ho sentito parlare di un calciatore proveniente dalla Serie B belga. Non so se. Assolutamente sì. Abbiamo chiuso il contratto questa notte con il giocatore belga, con il suo procuratore Didier, e questo ragazzo già stamattina era ad allenarsi con il gruppo e farà parte ovviamente della partita non domenica ma la successiva. Certo. È Ecco, un giocatore importante che arricchisce praticamente la rosa. Abbiamo portato 8 giocatori nuovi e lui è il nono giocatore. Non ci siamo fermati ancora più perché manca un difensore centrale che stiamo cercando. come sa, l'Olimpia Agnonese è da tantissimi anni, in questa categoria, nonostante, insomma, Agnone sia un piccolo centro e ha anche un bel impianto, quindi uno dei primi, tra l'altro, senza barriere, quindi. Poi, come diceva, insomma, alla gente è sana, tra virgolette, è un bel panorama. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per fare bene, direttore. Certamente, certamente, noi vogliamo dare il massimo per dare soddisfazione a questo paese che sono 14 anni che milita in questa categoria, quindi c'è qualcosa di buono, qualcosa di vero, le persone sono importanti, le persone di Agnone e Certo. daremo continuità ovviamente, daremo questa continuità, poi quello che viene viene, adesso dobbiamo pensare alla salvezza. Certo. Fatta la salvezza, dopo vediamo quello che si può fare, insomma, no, abbiamo allestito un'ottima squadra.